Benvenuti a questo appuntamento di San Marco Group. Io sono Alessandro e faccio parte del team di sviluppo di finiture decorative San Marco e vi presenterò il nuovo decorativo Sagrego. Sagrego è una finitura decorativa per interni dall'esclusivo effetto super opaco che permette di risaltare ogni stile di arredamento, dalle venature del legno alla lucentezza dei metalli, ai riflessi dei marmi o alla matericità della pietra. Le caratteristiche sfaccettature bitonali della superficie creano profondità e richiamano la raffinatezza, l'eleganza e la delicatezza di materiali pregiati, moderni e sempre di tendenza. Sagredo permette di realizzare diversi effetti decorativi, variabili a seconda della tecnica o dello strumento utilizzato per la realizzazione. Dietro di me ci sono tre esempi. L'effetto spatolato realizzato appunto con l'utilizzo e l'impiego di un fartazzo inox. L'effetto cross realizzato tramite uno strumento zerbino che permette di dare delle sfumature più dinamiche, incrociate, marcate e nette e di giocare anche con più colori. Per poi finire con l'effetto pennellato. L'effetto pennellato è il più semplice in assoluto ed è semplicemente realizzabile a mano unica con l'applicazione. Fra poco vedremo le fasi per la realizzazione di tutti e tre gli effetti decorativi. Ma prima vorrei entrare più nel merito del prodotto e presentarvi le caratteristiche tecniche, oltre che gli strumenti disponibili per la scelta della tonalità di tinta. Sagredo è un prodotto acrilico, inodore, esente dal formaldeide all'acqua. La sua cremosità lo rende facilmente applicabile. La spatola scivola sulla parete ed è dotato di un'elevatissima copertura ed è estremamente rapido in essiccazione. È un prodotto per interni, quindi può essere applicato sugli intonaci nuovi, sugli intonaci vecchi, su vecchie pitture, su rivestimenti organici, su gesso e cartongesso, purché risultino asciutti e ben coesi. Per questo è importante preparare il fondo, come vedremo fra poco. Fra poco vi mostrerò come preparare. Queste sono le confezioni disponibili, da 1 e da 4 litri. Come vedete, sono presenti due foto esplicative del prodotto e l'etichetta è tappabile. All'interno ci sono tutte le indicazioni necessarie all'applicazione, come le caratteristiche tecniche, la resa, i tempi di essiccazione e sono un ottimo promemoria. Ovviamente non poteva mancare la cartella per la selezione delle tinte. È molto pratica l'apertura, quindi abbiamo un'apertura a fisarmonica e all'interno trovate una selezione cromatica in linea con i trend attuali. Tutti i prodotti, tutte le stesure dei prodotti applicati sono al vero, quindi vedremo, quindi ripropongono proprio il prodotto reale, non sono delle fotografie. E questo è molto importante per poter toccare con mano l'effetto setoso e vedere l'opacità reale del prodotto. Gli attrezzi da utilizzare sono tra i più tradizionali, insomma, c'è il fartazzo, la spatola, il pennello e sono elementi che parleremo fra poco quando andremo a toccare e a vedere ogni effetto, l'applicazione di ogni effetto. Come sempre, la fase di preparazione del supporto è fondamentale per ottenere un buon risultato. La superficie deve essere asciutta, l'intonaco sottostante deve essere coeso e uniforme, quindi consigliamo sempre di applicare un fissativo come Hydrofix o come Atomo, fissativo trasparente, micronizzato, inodore, per esterni e per interni. Questo perché permette di uniformare l'assorbimento ed evitare l'effetto sfarinamento sulla muratura. Dopo il fissativo, consigliamo di applicare uno strato di Decorvan, come abbiamo fatto qui sulla pannellatura. Decorvan è un fondo dedicato per i decorativi, da applicare a rullo o a pennello. Permette una migliore stesura del prodotto decorativo e è consigliabile diluirlo un 20%-30% con acqua per migliorarne la scorrevolezza. Decorvan è bianco, ma è possibile anche tinteggiarlo per avvicinarsi il più possibile alla colorazione della finitura decorativa. Nel nostro caso abbiamo realizzato un pannello bianco per far risaltare ancora di più l'elevata copertura del prodotto. Siamo arrivati al momento dell'applicazione. Il prodotto va applicato in due mani e adesso andremo a vedere come applicarlo.
applicare il primo strato di prodotto. Per l'effetto spatolato, ovviamente ci serve una spatola e un frattazzo inox con i contorni arrotondati, con gli angoli arrotondati. Il prodotto è stato già precedentemente colorato, la tinta scelta è l'M700 di cartella e adesso in questa fase dovremo soltanto andare a preoccuparci di andare a coprire il fondo. Il fondo è stato già adeguatamente preparato con Decorfond. Quindi apro il mio vasetto, il prodotto è pronto all'uso, quindi lo applico tal quale come lo trovo, mi appoggio sulla superficie e spatolo molto leggermente. Devo stare attento semplicemente a dare la giusta quantità di prodotto. Come potete vedere, la copertura è già molto elevata. Stiamo coprendo una tinta molto scura su una base bianca, quindi abbiamo una copertura elevata del prodotto. Curerò bene la superficie in modo tale da evitare di realizzare troppe creste, ma di mantenere una superficie la più liscia possibile. Non devo avere particolare cura nella direzione delle spatolate, applico il frattazzo in direzione casuale. Non mi interessa la copertura totale del supporto, ma anche parziale, cioè se in qualche zona si intravede ancora il fondo non è un grosso problema, perché poi con la mano, seconda mano di finitura, oltre a dare la texture, rimedierò anche su questa problematica di copertura. Come vedete il prodotto è molto cremoso, scorre molto bene e ti permette la lavorabilità, il ritocco, posso tornare sulle parti non coperte, sistemarle. Ho molto tempo aperto ed è molto importante. Quando ho ottenuto un'ottima copertura del supporto e ho una superficie liscia, mi fermo e lascio asciugare. In questo momento l'asciugatura della prima stesura è terminata, quindi il supporto è perfettamente asciutto. Tempistiche 4 ore, dalle 4 alle 6 ore a temperatura normale, l'importante è sempre che la superficie sia asciutta e non mi lasci del prodotto quando vado a toccare. A questo punto è tutto molto liscio. Sono pronto ad applicare la seconda mano. La seconda mano di prodotto utilizzerà meno prodotto rispetto alla prima, perché andrà solo a lisciare e a realizzare la texture. La resa per il prodotto finito, quindi la resa dei due strati del prodotto, applicato in questa maniera, va da 4 a 6 metri quadri al litro. Quindi applico poco prodotto, molto meno rispetto a prima. Perché? Perché la copertura me l'ha già data la prima mano. In questo momento vedete che, oltre ad applicare il prodotto, questo secondo strato mi dà la realizzazione della texture, quindi la direzionalità della mia spatola
la formazione delle mie sfumature. Che accorgimenti è bene fare? Ovviamente è bene lavorare sempre casualmente, quindi muovendo la spatola in ogni direzione, mai sempre nello stesso verso, altrimenti andiamo a creare un effetto di fuoco. Continuo così. Come mi gestisco la parete? La parete posso gestirmela da solo, senza necessità di aiuto, anche se abbiamo una superficie molto estesa, perché posso lavorare a porzioni e non ottengo segni di giunta, anche se dovessi andare a lavorare su un prodotto asciutto o in fase di asciugatura. Passaggio finale, senza prodotto, quindi con prodotto scarico, vado ad abbassare eventualmente qualche cresta che ho lasciato nella fase di applicazione. Quindi vado a ripassare e abbassare, mentre il prodotto sta asciugando, qualche zona. Ecco terminata la fase di asciugatura, si sono evidenziate le sfaccettature bitonali e la finitura è quella desiderata.